Taxi di Como in arrivo, nuovi turni con l'obiettivo di avere più mezzi in città nel periodo da aprile a settembre, ossia nei mesi di maggior affluenza turistica, e inoltre nuovi parcheggi dove sostare. Sono le novità emerse dall'incontro in comune con le associazioni dei tassisti comaschi. Abbiamo deciso di spostare dei parcheggi, piazzale Giulio Cesare andrà in stazione Como Borghi. Poi abbiamo quello di Piazzale Camerlata che andrà nel parcheggio nuovo di Interscambio, così andrà a servizio delle due stazioni. E poi spostiamo quelli di Largo Silo che sono in una posizione un po' defilata, li metteremo probabilmente più vicini all'Hilton. L'ufficio strade con Ciro Di Bartolo stanno già lavorando a questo, oggi ho dato conferma ai tassisti che andremo su quella in quella direzione. In attesa dunque della procedura per le nuove licenze, il comune punta a integrare il servizio taxi a Como. A chiedere infatti interventi risolutivi erano stati nei mesi scorsi proprio i tassisti. Infine l'assessore fa sapere che saranno ritoccate le tariffe. Abbiamo parlato delle tariffe che sono ferme da 15 anni, la dottoressa Marciano ha preso le richieste dei tassisti, le stiamo valutando, le valuteremo anche con l'agenzia di trasporto. Infine a breve la giunta incontrerà nuovamente tassisti per capire e decidere insieme le nuove fasce orarie.